Teramo, sotto passaggio di Piazza Garibaldi, cosiddetto ipogeo. Qui, in questo periodo natalizio, l'Associazione Teramo Nostra ha voluto predisporre un'installazione chiedendone la realizzazione all'artista performer Gianni Tarli. Ne è venuto fuori un percorso che gli utenti del sottopasso, per così dire obbligatoriamente, devono fare salutati dai contenuti delle opere installate. Al nostro microfono i rappresentanti di Teramo Nostra e l'artista Gianni Tarli. Qui a Teramo c'è un sottopassaggio, che è il sottopassaggio di Piazza Garibaldi, dove abbiamo esposto le opere di Gianni Tarli. Un'arte di denuncia, un'arte di diversa realtà, di una realtà purtroppo dell'emarginazione che vive al di sotto della società. Spero di dare con questa mia mostra un contributo a una riflessione che è quella appunto sui diversi, da come è già stato detto il titolo della mostra, guardare l'altro, guardare il diverso. Il materiale usato è il cartone al posto di una nobile carta oppure la tela. Il cartone perché è il cartone, è la loro dimora, è il loro letto, è il loro mondo. Poi ho voluto rappresentare una loro partecipazione con i loro sguardi, mentre passiamo ci guardano, noi li guardiamo, ci incrociano questi sguardi. E questo sguardo che noi incrociamo è un augurio, ci danno con i loro sguardi il loro buon Natale, tant'è che tra un'opera e un'altra c'è anche il loro buon Natale detto nella loro lingua. Noi anche nel solco del grande Marco Pannella, un santo laico che ha lottato sempre per gli ultimi, volevamo fare, ecco, un Natale di riflessione, un segnale forte per i ragazzi, per tutti, per far sì che gli ultimi non rimangano ultimi e ci sia quella solidarietà che il popolo abruzzese ha sempre portato avanti e che non venga persa inutilmente.